Su Spettacolo Mania, Enzo Miccio, ben arrivato, come stai? Io sto molto bene, poi a Roma è sempre bellissima. Ti ringrazio. Allora, siamo qui per parlare di un cortometraggio molto importante, si chiama Tutto il tempo del mondo ed è il fulcro di una campagna, ma ce ne vuoi parlare tu? Sì, innanzitutto sono veramente contento di aver fatto questo progetto, sono onorato. Io sono arrivato sul set un po' scevro, non sapevo molto dell'angioedema ereditario. Ed è stato bello perché è stata una scoperta. Non abbiamo pensato neanche un attimo che stessimo girando uno spot, ma abbiamo vissuto un po' quelle che sono le emozioni vere poi di questa storia, che è bellissima, questo viaggio. E io ho utilizzato gli stessi occhi che utilizzo durante un viaggio, quello di una persona curiosa che vuole scoprire, vuole sapere, vuole apprendere. Ed è stato anche emozionante, c'era una bellissima energia su quel set. Credo che sia un modo nuovo e positivo per diffondere la malattia. Sai che quando si parla di malattie si è sempre un po' scettici, si ha un po' di pudore e un po' di timore allo stesso tempo. Questo forse è un modo più veloce, anche forse un po' più accattivante, per diffondere un messaggio molto serio. Beh, tra l'altro quello del viaggio è un concetto che ti accompagna, no? Da sempre, partiamo dal tuo libro e poi arriviamo a Pechino Express, insomma. Questo viaggio però in particolare, questo cortometraggio, dove ti ha portato e dove pensi che potrebbe portare coloro che lo guardano? Beh, io credo che sia di grande utilità. La sensibilizzazione attraverso uno spot è sicuramente, come dicevo prima, più immediata, quindi si fa un passo avanti verso le persone per poterle aiutare, per poterle supportare. E dove ha portato me? Ha portato me allo stesso modo, ha sensibilizzato molto anche me, perché come dicevo io sono arrivato privo di qualsiasi informazione, che è un po' mio solito, non mi piace poi imparare sul posto, non sono arrivato preparato, non sapevo niente, e quindi con degli occhi come qualsiasi telespettatore vedrà questo spot, con degli occhi assolutamente puliti, nuovi. Pensi di continuare a fare l'attore, visto che l'hai già fatto nel 2018 con Puoi baciare lo sposo? Ora lo stai facendo l'hai fatto in questo cortometraggio Tutto il tempo del mondo? Non lo so, è un'idea che mi ha solleticato. In realtà sono stato facilitato perché mi hanno chiesto in tutti e due i casi di fare Enzo Miccio, quindi mi hanno detto tu devi venire a fare quello che sei, e quindi non mi sono preparato, non c'era un copione, non c'era niente, quindi per me era molto più semplice. Credo che il lavoro di attore sia molto più complicato, molto più difficile. Io avevo dei compagni di viaggio eccezionali che neanche per un secondo mi hanno fatto sospettare che stessero recitando. Ringrazio te innanzitutto e tutte le persone di Spettacolo Mania che vorranno vedere questo cortometraggio, sperando che possa diventare il più virale possibile. Grazie Enzo. Grazie a voi.